Stiamo tornando a dominare in Europa. Tutte le squadre che partecipano all'Europa e alla Conference League possono passare il turno. Abbiamo perso soltanto la Lazio in Champions League, ma insomma col Bayern era prevedibile. Ma soprattutto stiamo giocando bene, siamo primi nel ranking, potremmo avere una squadra in più nella prossima Champions League. Le squadre in Europa League, le ultime che hanno giocato, hanno segnato 4 gol a testa. Ma cosa ha detto l'esame europeo? Ha detto che forse dobbiamo ricominciare a imparare a difendere, perché è vero, siamo spettacolari, facciamo tanti gol, ma la difesa è importante, soprattutto quando la qualificazione poi si stabilisce sommando i due risultati, quello dell'andata e quello del ritorno. E allora bisogna stare attenti a non prendere. Avete visto il Brighton contro la Roma, tanti errori difensivi, è stato praticamente mangiato dalla squadra di De Rossi, perché bisogna anche sapere difendere. E lo stesso riguarda un pochino Italiano, che ha lo stesso gioco di De Zerbi. Insomma, per quanto riguarda la Fiorentina, tanti errori difensivi, alla fine vince 4-3, ma nell'uno contro uno deve certamente migliorare. E poi il Milan continua a subire tanti gol in campionato come nelle coppe, e in coppa dal 26esimo del primo tempo ha giocato in 11 contro 10, ne ha segnati 4, ma ne ha subiti 2 con l'uomo in più, troppi per errori difensivi, a volte delle disattenzioni, e per il centrocampo che non riesce a gestire bene il pallone. Sono limiti per arrivare in fondo, bisogna imparare di nuovo la vecchia scuola difensiva italica. La squadra migliore è stata certamente la Roma, anche la Roma ha concesso, perché il Brighton 3 o 4 occasioni di gol le ha avute, però che spettacolo dal punto di vista offensivo. Per scelta De Rossi sceglie di attaccare e qualcosa concede, però avete visto come è cambiata la Roma? Dalla squadra più brutta del campionato è diventata probabilmente la più bella, una metamorfosi incredibile che dimostra che forse questo cambio poteva essere fatto anche prima, ma che certamente è stato eccezionale per la Roma.